Allora, salve, da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega. Andremo a fare il, non l'unboxing, come dicono gli youtuber famosi, ma il descatolamento di un apparato RTX. Dunque, made in Cina, il coltello ce l'ho? Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Coltellino ce l'ho. Ha impiegato esattamente 14 giorni in spedizione ordinaria. Vediamo un po'. Nella busta non c'è niente. Ah, gli occhiali, che se no vedo un belino, un elastico. L'apparato radio è qui. Niente, bisogna tagliare. Allora, fatto il, tra virgolette, descatolamento dell'apparato, si nota subito che le dimensioni sono molto molto piccole, circa 10 centimetri per 7. E uno spessore, sì, intorno a 2 cm. Allora, nella parte superiore abbiamo il connettore per l'antenna, tipo BNC, i due ingressi, ingresso e uscita, cuffie e microfono e tasto CW. Tra questi abbiamo una piccola griglia e il microfono interno. Sulla parte laterale abbiamo una rotella. Una rotellina che può essere azionata sia per rotazione, se no non si chiamerebbe rotella, che per pressione per selezionare. Nella parte frontale lo schermo, il tasto di accensione e spegnimento, no, il tasto di accensione è il PTT. Io sinceramente non ho ancora trovato la modalità di spegnimento dell'apparato. Un tasto menu per scorrere le varie funzioni anche con la rotellina e il tasto exit per uscire dal menu. Sulla parte sottostante abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, come scritto 915 corrente continua ovviamente, positivo al centro e il foro di programmazione dell'apparato. O di controllo remoto o di modi digitali. Sul retro abbiamo un QR code che non è leggibile. Ho provato, non riesco a leggere questo QR code, proverò con un altro telefono. E abbiamo alcune indicazioni sul funzionamento. MCU penso che sia la velocità del processore, e mentre 27 MHz presumo che sia la frequenza di riferimento dell'apparato. Indica una versione del software e dell'hardware e poi qui abbiamo interessante un'indicazione delle bande 40, 20, 15, 10, quindi un quadribanda. Dimensioni molto molto piccole, non finirò mai di ripeterlo. Proviamo ad accenderlo. Allora, ok, per l'accensione premo il tasto power. Ok, sono sulla banda dei 40 metri, LSB, ho l'indicazione in alto a destra del segnale. Spostando, ruotando la rotellina cambia frequenza. Uniforme 3, Foxtrot, bravo.
Se mi consentite, la qualità dell'audio rispetto agli altri apparati cinesini non è neanche disdicevole, non è neanche proprio completamente negativa. Consideriamo sempre che ha un altoparlante di una dimensione di circa 2 cm e mezzo, forse. Pollice, sei 2 cm. Ok, vediamo le caratteristiche del menu. Allora, premendo il tasto menu, entro in modalità menu. La prima voce è il volume. Premetto subito che tante voci del menu mi sono sconosciute. Manca il manuale. Sarebbe interessante trovarlo. Allora, intanto ne approfittiamo. Seleziono ancora il tasto menu, entro dentro la voce volume. Ecco, e abbasso il volume con la rotellina. Ripremo il tasto menu e esco dal menu e ho impostato il valore. Ripremo il tasto menu e iniziamo a scorrere le voci. 2 è il modo. Entriamo nel tasto menu, LSB, USB, CW, FM-AM, cioè FM-AM, FM-AM. Torniamo in banda laterale perché exit, ok. Filtro, banda. Ecco, questa è una cosa interessante. Quando abbiamo letto il retro dell'apparato mi indicava 4 bande, se non ricordo male 40, 20, 15, 10. Entro nel menu, banda dei 40 metri, ok, 60, 80, 160, andiamo giù, 30, 20, 17, 15, 12, 10, sentiamo i relè che scattano, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, exit, restiamo sempre nel menu, UFO, RIT, controllo di guadagno, noise reduction, penso, attenuatore 2, gli smitter. Ho varie possibilità per la rappresentazione degli smitter, o il classico, il segnale Santiago, consentitemelo, 9, 9 più 10 eccetera, come l'ho impostato io, oppure in DB, oppure con barra grafica. Ritengo che il più comodo sia questo. Una cosa rispetto ad altri cinesini, nel menu di impostazione dell'esmeter c'è di solito anche l'indicazione dell'SWR. In questo apparato non c'è il misuratore di SWR. CV decoder e poi tutto questo che riguarda il CW, vi saluto. Il box, noise gate, TX drive, MOX, il messaggio di CQ, eccetera. Ecco, questo è la frequenza, ecco qui, la frequenza di riferimento su cui si può calibrare la frequenza dell'apparato. Allora, exit, perfetto. Menu, torniamo indietro. Menu. Dunque, non voglio rispondere alla chiamata perché mi dispiacerebbe, non sono in contest. Dunque, durante il funzionamento dell'apparato, premendo semplicemente
la rotellina di comando, modifichiamo il passo dell'apparato. Posso andare anche in megahertz. Direi che è una cosa interessante. Il passo, lo step, lo decido da menu. Quindi anche con modulazioni molto alte. Non distorce più di tanto. Avanti per 6HCQ. CQ Contest, Italia 6, Opera Charlie Quebec Contest. È anche piacevole l'ascolto. Italia 6, Opera Charlie Quebec 6, Opera Canada Quebec. Metterò qualche spezzone di QSO, magari la qualità del video sarà un po' bassa perché sono stati fatti al volo. Ripeto, mi dispiace fare delle prove durante un contest che poi magari mi dimentico di inviare il log ed è una cosa sempre antipatica, si figura male. La potenza dell'apparato misurato con un wattmetro della Yaesu, non è un Bird, quindi prendetelo un po' con le pinze, con le molle, è circa 2 watt e mezzo. Questo io l'ho misurato più o meno su tutte le bande. Ah, altro discorso, il fatto che ha più bande di quelle che sono indicate nelle specifiche, tra virgolette, riportate sul retro dell'apparato, secondo me è dovuto al fatto che quelle che sono riportate sul retro dell'apparato sono le bande su cui è presente, che so, i filtri per la trasmissione. Le altre bande si può ricevere, ma la trasmissione secondo me è un po' problematica. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Ti ringrazio, 5-9. Non ho parole. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Italia Zulu 4, Vittoria Quebec Sierra Alessandro 5-9. Dico Italia Zulu 0, Paolo Vecchiavada per il gruppo Alpi, Howard Pontifici, Giovanni XXIII, Italia Zulu 0, Paolo Vecchiavada. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Victor Quebec Sierra, perfetto. Alessandro, sei un po' più potente.
Roger, Roger, 5-9 reali per te, stazione QRP, penso intorno a 2 watt, grazie. Allora, dunque, ricapitolando, la mia opinione su... No, mi devo mettere gli occhiali. La mia opinione su questo apparato, mia personalissima opinione. Dunque, iniziamo dal discorso, dal punto principale di tutti gli acquisti, il prezzo. Il prezzo è estremamente variabile. Fortunatamente l'ho trovato anche in vendita su Amazon attorno a 150 euro, spedizione gratuita, con tutte le garanzie del caso di Amazon, che offre Amazon, sostituzione gratuita, reso gratuito, eccetera. Sicurezza nella spedizione, però belle infige, sono sempre 150 euro. Si trova in vendita anche sui vari siti cinesi, AliExpress, Banggood, poi ce n'è un altro che mi sfugge il nome. Il grosso problema di questi siti cinesi è trovarlo dentro il sito, nei motori di ricerca del sito. E il prezzo è molto variabile, ma tanto variabile. Si passa da una quarantina di euro ai 110. Spedizione, se non ricordo male, sempre incluse. E l'apparato è uguale. Si può trovare sui vari siti con sul fronte dell'apparato un'indicazione della marca, oppure come questo, completamente nudo e crudo. Simpatico che in alcuni siti qui riportano SOTA. Questo ad esempio riporta la scritta SOTA in accensione. L'utilizzo è molto facile, intuitivo. Senza manuale, insomma, ci sono saltato fuori in qualche modo. Non ho ancora trovato il tasto di spegnimento, ma basta togliere l'alimentazione. Simpatico il case in alluminio, particolarmente piccolo, può stare in un taschino. Mi dispiace che, mancando le istruzioni, non so la piedinatura qui del microfono. Quello delle cuffie, ok, intuitivo, sono due fili, anche se li inverti cambia poco. Mi dispiacerebbe fare dei danni con la piedinatura del microfono, ma non penso che abbia il microfono predisposto per la preamplificazione, non penso proprio. Ho provato a scaricare il software di controllo dell'apparato, perché sul gavetto, e qui si legge, abbiamo un QR code e un indirizzo web. Il problema è che il sito è completamente in cinese e con la traduzione automatica di Google a ore. Anche il software è completamente in cinese. Magari con pazienza si riesce a tirar fuori qualcosa in inglese. Difetti. Allora, non è un apparato con cui faccio un contest. Lo considero un apparato di backup. Nella borsa che di solito utilizzo per mettere dentro le varie minuterie, l'antenne, i picchetti, eccetera, è una borsa da materiale fotografico. Secondo me un buco per infilare questo lo trovo. Consumo modestissimo, potenza 2 watt e mezzo, il consumo è intorno ai 600 mAh, 500 mAh, quindi consumo esiguo. Difetti nell'uso, la rotellina che è un pochettino delicata, questi ditoni qua non vanno bene, bisogna andarci molto molto caldi, però niente di drammatico. Quindi un apparecchietto che, se uno lo trova a prezzo modico o ti vuoi togliere uno sfizio che si vive una volta sola, vabbè, lo prendi. Utilizzo, come ho detto prima, apparecchiatura di backup per fare, che so, un'attivazione estrema, dai, facciamo un'avventura in attivazione estrema. Ovviamente non è di bocca larga di più. Secondo me è meglio utilizzare un'antenna accordata per ogni specifica banda. Non che voglio sempre parlare del dipolo, mi va bene anche una verticale, l'importante è che sia accordata specifica per quella banda. Mentre un'antenna multibanda come un N-Feed la vedo più dura, secondo me tira dentro di tutto.
simpatico il fatto anche che abbia modulazione d'ampiezza e potremmo anche provare ad ascoltare 9610 visto che oggi è domenica. In tutti questi apparati, questo e poi scusate, questo che è il True USDX, dovrebbe essere quello vero, che sono cugini, secondo me sono molto molto parenti. Il fatto che qui manchi il misuratore di SWR è proprio dovuto al fatto che la dimensione della scheda è notevolmente inferiore e anche i componenti interni. Comunque dicevo che tutti questi apparati hanno dei transistor di potenza non dissipati. Mi lascia qualche dubbio. È vero che quando tu utilizzi questo apparato non ti metti a far flanella in banda, stando lì 10 minuti a spiegare la rabbia e la fava. Però strano che non abbia previsto nessun sistema di dissipazione del calore. Vero anche che la potenza è talmente esigua, probabilmente i transistor di potenza sono sottoutilizzati, dovrebbe funzionare tutto. Durante l'uso di questo non sento nessun calore, è plastica, quindi probabilmente è molto isolante, mentre questo durante l'utilizzo si scalda. Come ho detto, allegherò qualche video, mi sarebbe piaciuto farlo oggi, che c'è poco QRM in banda, quindi volevo fare una prova un po' dettagliata. Mi dispiace, c'è il contest e come ho detto, mi dispiace non inviare il log perché sicuramente mi dimentico. Quindi allegherò i video dei QSO fatti nei giorni scorsi. Qualcosa si capisce, funziona. Sono il primo a essere stupito che un cianfrino simile funzioni. Niente, allora 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, e ciao.